Oggi ci troviamo a Plampinsieux, in Val Ferré, ai piedi delle Grand Jorasses, nel gruppo del Bianco. Dal parcheggio è già visibile la meta che intendiamo raggiungere, il rifugio Boccalatte Piolti, di proprietà del CAI Torino. Terminati i preparativi, ci incamminiamo sul sentiero 21, seguendo l'abbondante segnaletica. Sappiamo che la salita non sarà priva di difficoltà, ma la partenza è su un tranquillo sentiero nel bosco. Lo splendido scenario delle Grand Jorasses ci accoglie e ci farà compagnia per tutto il giorno. All'uscita dal bosco il sentiero prosegue la salita fra rigogliosi cespugli di mirtillo e ginepro. Dopo il primo salto di quota, l'evidente traccia punta verso un canalino roccioso. Prima di raggiungerlo affrontiamo l'attraversamento di un guado. Il gruppo che ci precede sta uscendo al sole al di sopra del canale. All'interno del canale scorre un altro torrente, più impetuoso del precedente e impossibile da guadare. Per fortuna in questo caso c'è un ponte che va raggiunto con qualche passaggio ripido fra le rocce. Il ponte è una passerella metallica munita di corrimano in corda. Permette di raggiungere la sinistra orografica del torrente senza rischiare di essere portati via dalla corrente. Oltrepassato il ruscello, la salita prosegue fra le rocce su sentiero friabile fino all'uscita del canale. Qui si incontra qualche facile passaggio che richiede l'uso delle mani. All'uscita del canale, un breve tratto attrezzato con un canapone. Si incontrano altri punti su roccia di difficoltà non superiore al primo grado e più comode gradinate, che conducono ad un intaglio attrezzato con canaponi e una scaletta metallica. Passaggi su roccia e tratti attrezzati con corde saranno una presenza ricorrente fino all'arrivo al rifugio. A sinistra del rifugio inizia a delinearsi l'imponente seraccata del ghiacciaio di Plampinsieux. Il percorso non è comunque completamente attrezzato e la lunga parte centrale è un sentiero più tranquillo, percorribile camminando benché ripido. La friabilità del fondo potrebbe tuttavia richiedere la necessaria attenzione durante la discesa. La salita procede incessante, verso pareti rocciose su cui sono state scritte pagine leggendarie della storia dell'alpinismo. Alla nostra sinistra l'enorme area di rocce montonate tradisce però l'inarrestabile ritiro del ghiacciaio. Il rifugio è di fronte a noi, ma è ancora lontano. Il guadagno di quota ci porta a raggiungere e superare l'estremità della lingua del ghiacciaio. Il rifugio è preceduto da una parete dove sappiamo che troveremo un sistema di cenge e paretine attrezzate con canaponi.
Una pietraia precede l'arrivo alla base della parete. Si riconoscono già i numerosi bolli gialli che accompagnano il primo canapone. Di ometto in ometto raggiungiamo un guado sul ruscello proveniente dal ghiacciaio delle Grand Jorasse, ormai ritiratosi molto più in alto. Infine, eccoci alla base della parete. Mancano meno di 200 metri di dislivello al rifugio. Anche quest'ultima parete alterna tratti attrezzati ad altri più semplici, superabili camminando normalmente. L'esposizione dei traversi non attrezzati non è mai eccessiva. L'attrezzatura permette di abbassare notevolmente la difficoltà globale del percorso. Senza utilizzare i canaponi ci si troverebbe ad affrontare passaggi fino al secondo grado. Con un ultimo sforzo si raggiunge infine la scaletta in pietra che immette sulla terrazza del rifugio. Allora, bellissimo. La terrazza non è grande e oggi il rifugio è affollato. Decidiamo pertanto di proseguire la salita sulle rocce sovrastanti. Si riparte con un altro canapone, ma è l'ultimo. Le rocce apparentemente lisce che sovrastano il rifugio sono in realtà di rugoso granito, su cui le scarpe hanno un'ottima presa. La grandiosità dell'ambiente ci spinge a salire sempre più in alto. La seracata a sinistra è un impressionante fiume di ghiaccio. Possiamo solo immaginare come si potesse presentare fino a poche decine d'anni fa, prima che perdesse decine di metri di spessore. Saliamo ancora fra rocce montonate e pietraie. È il ghiacciaio a costringerci a fermarci. Siamo appena sopra i 3000 metri, 200 più in alto del rifugio. Ci meritiamo il pranzo. Guarda che è un ambiente incredibile. Pensate dove siamo. Comunque, la prima dovrebbe essere la Gran Testa. Gran Testa? Guglia de Chambab. Ah, Guglia di Chambab si chiama quella lì. Dal punto in cui ci troviamo parte una delle vie Le Grand Jorasse. Riconosciamo i segni dei ramponi sul ghiaccio. Infine iniziamo la discesa, con l'intenzione comunque di fermarci al rifugio.
Quanto siamo lontani dal parcheggio? Tanto, è 1400 metri più in basso. Quando le nubi si aprono, riconosciamo il bivacco Canzio a 3810 metri di quota, proprio sopra di noi. Qualcuno sta arrampicando sulla parete a est della nostra posizione. Il canapone ci accompagna sull'ultima cengia che porta al rifugio. Una fetta di torta non ce la toglie nessuno. Infine, riprendiamo il cammino verso valle. A differenza della salita, quando abbiamo toccato poco o niente i canaponi, adesso questi ci aiutano a scendere più velocemente. La portata del primo torrente da guardare non è molto maggiore rispetto al mattino e non dà problemi. Le parti su sentiero in compenso sono piuttosto sdrucciolevoli e richiedono come previsto un po' d'attenzione. La roccia continua a offrire un grip decisamente migliore. Il successivo salto di roccia, come già sappiamo, è attrezzato con alcuni canaponi e la scala metallica. Il caldo della giornata ha fatto decisamente ingrossare il torrente che forma la cascata. Fortunatamente per noi più in basso c'è il ponte. Anche il torrente successivo è più impetuoso del mattino, ma il guado non è comunque difficile. Il superamento di quest'ultimo torrente pone fine alle difficoltà, il resto della discesa è su normale sentiero. Thank you.
Il ritorno al punto di partenza a Plan Pinceux conclude l'escursione.